Allora, ragazzi, almeno ci divertiamo un po'. Leggiamo a Silvia di Giacomo Leopardi. Allora, intanto, come di consueto, facciamo una premessa di tipo strutturale, quindi analizziamo intanto il testo dal punto di vista della metrica e della struttura. Già da uno sguardo così veloce possiamo vedere che questo testo, a differenza dell'infinito che abbiamo letto la volta scorsa, ha la caratteristica di essere intanto molto più articolato e più lungo, quindi più esteso nella sua scrittura, e poi è diviso in strofe. Naturalmente, nella grafica del vostro libro, le strofe si identificano con i rientri che vedete, per esempio, al verso 7 c'è un rientro. Ecco, questi rientri identificano l'inizio di una nuova strofa. La cosa più interessante, però, è che queste strofe, che noi siamo abituati a vedere sempre molto regolari, ricordate, per esempio, di recente abbiamo letto la Pentecoste di Manzoni, aveva delle strofe molto regolari, tutti della stessa lunghezza, con gli stessi tipi di versi, addirittura con lo stesso schema di rime. Qua invece, se contiamo quanti versi ci sono in ciascuna di queste strofe, vedremo che ogni strofa è diversa dall'altra. Ci sono tutte diverse. Anche le rime, guardiamo le ultime parole di ciascun verso, solo le ultime parole per vedere lo schema delle rime. Ancora, mortale, splendea, fuggitivi, limitare, salivi. Come vedete c'è una sola rima tra fuggitivi e salivi, per esempio. Anche nelle strofe successive lo stesso discorso, quiete, d'intorno, canto, intenta, contenta, qui abbiamo una rima, intenta, contenta, avevi, solevi, altra rima. Come vedete, il fatto che ci siano queste rime qui ci fa capire che rispetto alla prima strofa lo schema di rime è comunque diverso. Questo è molto significativo, significa che il testo è concepito in una maniera assolutamente moderna, cioè non è ingabbiato negli schemi metrici rigidi che abbiamo visto negli autori trattati in precedenza. Quindi siamo ben lontani, per esempio, dalla struttura del sonetto, anche della canzone, perché in fondo questa può essere definita. Dal punto di vista metrico può essere definita una canzone. Però quando noi l'anno scorso abbiamo studiato Petrarca, se ricordate, abbiamo visto la forma metrica della canzone, abbiamo fatto uno schema molto rigido. La fronte, la sirma, il congedo, vi ricordate? C'erano proprio delle parti molto precise, strutturalmente, molto armoniche, molto scientifiche, che qui invece non abbiamo proprio perché l'autore procede liberamente. Per quanto riguarda i tipi di versi, qua abbiamo già colpo d'occhio, vediamo versi lunghi e versi corti, vedete? I versi lunghi vedrete che sono endecasillabi e i versi corti sono settenari. Quindi abbiamo la scelta di due tipologie diverse, entrambi molto tradizionali. L'endecasillabo, vi ricordo che è il verso più usato nella letteratura italiana, un verso molto serio, il verso della Divina Commedia, no? Quindi anche che dà anche un andamento narrativo. E poi anche il settenario, abbiamo visto che per esempio Manzoni lo utilizza tanto, il settenario. Però questa combinazione di settenari ed endecasillabi con uno schema molto libero, per come lo troviamo qui, dà a questo componimento un andamento strutturalmente molto popolare. Il fatto che sia popolare è da intendersi nel senso che abbiamo visto nella lettera semiseria del Berchet, se ricordate, quando Berchet aveva identificato la letteratura, quindi la letteratura romantica, nella via di mezzo tra le due tipologie estreme dell'Ottantotto e del Parigino. Quindi, da una parte l'Ottantotto, come dire, la persona totalmente ignorante, dall'altra il Parigino, l'intellettuale blasonato, laureato per così dire, e in mezzo la grandissima varietà del popolo. E questo è significativo perché il romanticismo politicamente coincide con l'avanzare della società di massa. Ecco, questa poesia a Silvia, dal punto di vista strutturale, è una poesia
che potremmo definire molto popolare, quindi lontana da quegli schemi rigidi che ci farebbero pensare a un modo aristocratico di intendere la letteratura. Andiamo a vedere i concetti. Io vi prego di accostarvi a questo testo senza alcun preconcetto, perché questo è un testo molto famoso che probabilmente già avete letto, già magari alla scuola primaria, alla scuola media, al biennio, e quindi magari si ha un'idea già abbastanza precisa del contenuto di questo testo. Però io vorrei leggerlo insieme a voi senza preconcetti, cioè basandoci proprio specificamente sulle parole di Leopardi, perché se la analizziamo da questo punto di vista, il testo ci riserva delle sorprese che adesso vediamo piano piano. Iniziamo dal titolo. Il titolo è una dedica a Silvia. Silvia è maiuscolo, quindi intendiamo una persona di nome Silvia. Noi ormai siamo abituati a vedere un doppio significato nei testi che leggiamo, un significato letterale, quindi su un piano letterale, e un significato profondo, quindi basato su una sorta di simbologia che ci consente di accedere al significato più autentico del componimento, che va oltre le apparenze. Ecco, partiamo da questo concetto qui. Silvia è sì, probabilmente il nome di una persona, e alcuni critici si sono sforzati di vedere chi potesse essere storicamente questa persona, e l'hanno identificata alcuni in una certa Teresa, che era figlia di uno stalliere della famiglia Leopardi, che si chiamava Teresa, e l'hanno identificata in questo modo perché ci sono alcuni passi dello Zibaldone, opera della quale parleremo a lungo, lo Zibaldone dei pensieri, che è una specie di diario, di libro degli appunti in cui lui scriveva tutti i suoi pensieri, e c'è un riferimento a questa Teresa che muore giovane da ragazza a causa di una malattia. Però Silvia, la parola Silvia è una parola latineggiante che ha a che fare con la parola silva, che significa selva, bosco. E noi conosciamo il valore simbolico del bosco, della selva, l'abbiamo visto tante volte. E sicuramente ricordiamo l'esempio più famoso, che è quello del primo canto dell'Inferno di Dante, la selva oscura. Quindi il bosco, la selva, rappresenta proprio il mondo della materialità, della concretezza, della vita terrena, della vita materiale. Silvia sarebbe una specie di aggettivo, quindi è il simbolo di qualcosa che ha a che fare col bosco, con la selva, e che dunque ha a che fare col nostro aspetto più fisico, più materiale, con la concretezza dei nostri sensi. In più, leggendo l'infinito, noi abbiamo visto che c'erano degli alberi sul colle, ricordate? E proprio l'albero, con il rumore del vento tra le foglie, è quell'elemento concreto che consente a Leopardi di incrociare la concretezza della vita presente con l'infinito. Ricordate come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno, cioè a quel punto che io percepisco l'eterno, che cosa sia l'eterno. Per cui Silvia, un testo dedicato a Silvia. Sì, possiamo immaginarla come una ragazza di nome Silvia, e così viene rappresentata, ma è anche molto altro. È anche il simbolo di tutto ciò che ha a che fare con la vita materiale. Silvia. Vedete, il testo inizia proprio con una apostrofe. Il poeta si rivolge a Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi? Attenzione, perché questa strofa è piena di termini chiave, piena, piena, piena. Partiamo dal primo verso. Oltre a Silvia, della quale già vi ho detto, c'è anche rimembri.
la cosiddetta rimembranza o le ricordanze, cioè l'idea del ricordo che diventa uno strumento a disposizione dell'uomo. Il tema del ricordo noi lo abbiamo visto anche in Foscolo, ricordate? Appunto, ricordate? Foscolo ne aveva parlato a proposito della tomba. Attenti a ricordare molto bene questo riferimento di Foscolo, eh? Perché Foscolo dice nel Carme dei Sepolcri che c'è una corrispondenza da amorosi sensi tra chi è vivo e la persona defunta attraverso la tomba, perché è importante ricordarsi della persona defunta. Diceva questo, lo abbiamo spiegato, sulla scorta del pensiero classico secondo il quale un uomo continua a vivere finché sulla terra c'è qualcuno che se ne ricorda. Quindi rimembri ancora, e tutti questi significati messi assieme, no? Il ricordo, che è ciò che consente di trattenere la nostra vita. Però poi dice: ricordi quel tempo della tua vita mortale. Se dice così, ragazzi, non c'è una sorta di contraddizione? Tu, Silvia, ti ricordi di quando eri viva nella tua vita mortale? Cioè, lui sta parlando con Silvia, che è già morta, e si riferisce al ricordo della sua vita mortale. Quel tempo della tua vita mortale, te lo ricordi quel tempo della tua vita mortale? Cosa c'è tra le righe, ragazzi? C'è il dubbio da parte di un materialista quale era Leopardi, c'è il dubbio che dopo la vita mortale si continui ad esserci sotto una qualche forma mediata dal ricordo. E allora, se tu ricordi, è il ricordo solo dei vivi, ma oppure anche i morti conservano un ricordo della propria vita mortale? Quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi. Poi c'è un altro concetto importante al verso 5, che è il limitare di gioventù. È il concetto del confine, del limite. Abbiamo visto nell'infinito rappresentato dalla siepe. Qua però il limite non è espresso, non è dato da un simbolo fisico, quale era la barriera visiva della siepe, ma da qualcosa di temporale, di cronologico, perché dice: tu, lieta e pensosa, salivi il limitare di gioventù. È come se lui si chiedesse: qual è quel momento in cui finisce la gioventù e inizia l'età matura? È una cosa, raga, che noi, sulla quale noi dovremmo riflettere, perché anche noi diciamo: quello è un bambino, quello è un ragazzo. Ma quando è il momento esatto in cui quell'essere, quella persona finisce di essere un bambino e inizia a essere un ragazzo? È molto difficile da stabilire, no? Non c'è un momento. Questo momento è il limitare di gioventù di cui parla il nostro Leopardi. Cioè lui cerca il confine, il punto in cui finisce un'età e ne inizia un'altra. Quindi, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Stava passando nella fase successiva, la fine dell'adolescenza, l'inizio in cui si diventa donne, insomma, no? Cosa accadeva allora? Ecco, abbiamo una sorta di flashback. Suonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Noi che siamo vivi in questo momento, no? Al nostro passaggio facciamo dei rumori, no? Si sentono i nostri passi, un oggetto che spostiamo, la voce quando parliamo. Questo rumore, questa nostra voce, che non è solo la voce
vera e propria, ma anche il rumore che facciamo passando, imprimendo la nostra presenza fisica negli ambienti, sembra che sia eterna, non è così? Pensate alla voce di della persona a cui volete bene di più nella vostra vita. Vi sembra che quella voce sia eterna? Cioè, non potete pensare che la produzione di quella voce che riecheggia in una stanza a casa vostra a un certo momento non debba più esserci. E questo è il perpetuo canto. Quella ragazza cantava e quel canto era perpetuo. Cioè, non è un canto pensato per finire, è pensato per esserci per sempre. Quindi nell'idea, nel pensiero di chi sente quel canto non finirà mai. Quindi per questo, dice, suonavano le quiete stanze al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminili intenta, cioè quando tu stavi facendo quelle cose che fanno le donne, e noi sappiamo dalla letteratura classica che un'attività tipicamente collegata con la femminilità è quella della tessitura, tessere. Sedevi. Cosa notate, ragazzi? Ricordate nell'infinito, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella. È un segnale, ragazzi. Sedevi. Vero, significa che stava seduta, quindi livello letterale. Ma significa molto di più. Sedersi significa avere una sede, avere un posto nel mondo, avere cioè una vita e un posto nel mondo. Sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi, cioè tu avevi il tuo posto nel mondo, avevi la tua vita e soprattutto avevi un vago avvenir, cioè un futuro bello. Vago avvenir, avvenire è il futuro, vago significa bello, un bel futuro, perché ragazzi, alla vostra età il futuro non può che essere bello. Bello è lungo, è duraturo, è pieno di speranze, è pieno di progetti, di tante possibilità. Era il maggio odoroso, era maggio, era il mese di maggio, anche qui. Perché dice che era il mese di maggio? Perché effettivamente nel calendario eravamo a maggio. No, lo dice perché maggio è il maggio odoroso, il mese dei fiori, della fioritura, è la primavera inoltrata. E se noi abbiamo un albero da frutto e lo vediamo come effettivamente io abito in campagna, per adesso vedo che sono alberi pieni di fiori, altri che già hanno, i fiori sono caduti e cominciano ad avere i frutti, no? Se vediamo un albero pieno di fiori, significa che quei fiori ci promettono che presto ci saranno i frutti e i frutti li potremo raccogliere nell'estate inoltrata. Quindi che cosa rappresenta il maggio odoroso? Rappresenta il limitare di gioventù, come diceva in alcuni versi prima, cioè rappresenta il momento in cui finisce l'adolescenza e quindi si inizia a diventare uomini o donne e quindi si iniziano a raccogliere i frutti della crescita. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno e tu così passavi il tempo cantando, seduta. Io, vedete, c'è una contrapposizione tra Silvia, il tu, e io, che è Leopardi. Qui c'è una notazione a carattere biografico un po', guardate cosa dice. Io gli studi leggiadri talor lasciando. Quindi a volte facevo una pausa dallo studio e le sudate carte, sono sudate le sue carte, perché lui scriveva, ma vi ricordo che scriveva con grande fatica. Non dobbiamo pensare che Leopardi fosse tanto diverso da un ragazzo. Aveva di diverso che per via della sua malattia, eccetera, eccetera, era costretto a restare rinchiuso a casa, tenuto quasi nascosto dalla famiglia, e il padre lo torturava in un certo senso, no? Perché voleva che lui esprimesse al massimo il suo studio, la sua produzione. Ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, guardate quanta malinconia c'è in questi due versi.
la miglior parte di me si spendeva in questo studio, in queste sudate carte. Questo cosa ci fa capire? Che lui mai e poi mai vi si sarebbe dedicato autonomamente se avesse avuto la possibilità di vivere la sua vita come un ragazzo normale. Din sui veroni del paterno ostello, attenti, che adesso arriva la parte importante. Il paterno ostello sarebbe la casa di suo padre, dove lui viveva, a Recanati. Din sui veroni, i veroni sono le finestre, quindi lui si ama, naturalmente i nobili vivevano non a piano terra, ma sempre su piani elevati. Allora lui, dalle finestre della casa di suo padre, cosa faceva? Porgea gli orecchi al suon della tua voce. Vedete, non dice ti ascoltavo, dice porgea gli orecchi al suon della tua voce, e alla man veloce che percorrea la faticosa tela, e guardavo le tue mani, tue di Silvia, no? Percorrere la tela. Attenti, perché la tela è un simbolo, ragazzi. Vero, magari c'era sta ragazza che tesseva la tela, ma la tela rappresenta la vita. Non so se ricordate tutti gli episodi dell'Odissea, dell'Iliade, soprattutto dell'Odissea, in cui c'è una donna che tesse la tela. Ricordate Penelope? Che la notte tesseva e il giorno disfaceva la tela. E quella tela le serviva per prolungare, perché sapeva che a conclusione della tessitura doveva prendere una decisione. Non solo, ma nella mitologia greca l'uomo è rappresentato come attaccato a dei fili che le moire tessono, e poi c'è una di queste moire che a un certo punto con una grande forbice la taglia, e allora nel momento in cui il filo si taglia la persona muore. Quindi l'esempio della tela è fortemente simbolico. Quindi lui dai balconi, dalle finestre della casa di suo padre, sentiva la voce di Silvia, che ricordiamolo è la presenza fisica in questa terra, è come quel vento che sentiva stormire tra gli alberi sul colle dell'infinito, questa è la voce di Silvia, lì c'era il suono del vento tra gli alberi che ricongiungeva il presente con l'infinito. Qua c'è il canto di Silvia che ricongiunge il presente con l'infinito. Guardate poi cosa dice. Mirava il ciel sereno. Vedete cosa fa, raga? Prima aveva detto sedevi, verso 11. Ora qui, al verso 23, dice io mirava il ciel sereno. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella. Vi faccio notare, state molto attenti, è molto complesso, però voglio che voi lo seguiate, che nell'infinito è unico, perché lui che si sente un tutt'uno e che dice ma sedendo e mirando, e lui si ricongiunge la terra con l'infinito, sedendo e mirando. Qua invece è Silvia che siede ed è lui che mira. È come se Leopardi si fosse sdoppiato. E allora, ecco il discorso che facevamo poco fa, Silvia è una proiezione di sé. È come se abbiamo da un lato io, dall'altro la necessità di avere un tu. E non a caso qua abbiamo anche il maschile e il femminile. Non pensiate, perché sarebbe una banalizzazione, che Silvia possa essere la ragazza di cui Leopardi si è innamorato, perché non è questo. Questo testo non parla affatto di amore. Questo testo parla di morte e del senso della vita. Quindi Silvia, il suo canto, e il poeta mirava il cielo sereno. Guardate, poco fa aveva guardato giù e c'era Silvia, ora guarda in alto e vede il cielo sereno.
È come dire la terra e il cielo, come dire questa siepe è l'ultimo orizzonte. Vi ricordate? Vedete, lo mettiamo a confronto. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quindi il mare da lungi, e quindi il monte. Guardate questi tre versi che sembrano messi lì. Cosa guarda Leopardi? Il cielo sereno. Pensiamolo in termini di elementi. Il cielo è l'elemento aria. Ricordiamo sempre i famosi quattro elementi. Le vie dorate. Perché sono dorate? Perché c'è il sole, va bene? Che è il fuoco. Quindi aria, fuoco. Gli orti, giardini, sarebbe, e come c'è il monte, la terra. E quindi il mare, e quindi acqua, abbiamo detto i quattro elementi. E poi infine il monte, il simbolo delle difficoltà della vita, come abbiamo visto il colle dell'infinito. Chiaro, ragazzi? Quindi, come vedete, ogni parola ha la possibilità, ci dà la possibilità di riflettere sulla vita, sulla morte, sul dolore, sulla malattia, eccetera. Lingua mortal non dice quel che io sentiva in seno. Questo è il tema che noi abbiamo visto con Dante della ineffabilità. La lingua mortale, cioè la lingua dell'uomo, non è in grado di esprimere con le parole ciò che si prova di fronte a questo. Questo stesso sensazione, sentimento l'abbiamo visto nell'infinito, quando dice ove per poco il cor non si spaura. Vi ricordate? Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze. Attenti a questa parola, la parola speranza. Che cori, cori, attenzione, nel senso di del coro che canta, ma cuori, come dire, emozioni. Oh Silvia mia. Vedete come adesso che ci avviamo a comprendere la simbologia, quando lui dice Silvia mia, non la immaginiamo più come una ragazza, la immaginiamo come la nostra vita stessa. Perché un po' come fa Dante con Virgilio, Silvia è nella sua testa. Ce l'ha dentro, va bene? Però non glielo dite alla maestra. Anche la mia maestra ha messo tanto impegno nel dirmi che Silvia era una ragazza di cui Leopardi si era innamorato, va bene? Però questa è una lettura diversa, molto più matura, che non è quella che si può porgere ai bambini della scuola primaria, chiaro? No, la facciamo noi perché siamo al triennio del liceo. Quindi, quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quando siamo ragazzi, noi pensiamo che la vita sia in un modo. Poi però succede qualcosa che ci fa cambiare prospettiva. È il cosiddetto arido vero. Segnatevi questa espressione, l'arido vero. Cioè praticamente arido perché? Perché il vero, la verità nuda e cruda. Quando emerge la verità nuda e cruda, noi dobbiamo rivedere le nostre coordinate. E allora quello che prima ci dava tanta speranza, no? Tante prospettive, poi di fronte all'arido vero si trasforma, si perde quel tipo di prospettiva che viene sostituita da un'altra. Quale allor ci apparia la vita umana il fato? Quando sovviemmi dico tanta speme, cioè quando io ripenso a quella speranza così grande che avevo prima, cioè prima che la natura mi si manifestasse per quella che realmente è, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, cioè non c'è consolazione in questo pensiero. Perché? Perché Leopardi non era religioso, non è un uomo di fede,
Quindi ha una prospettiva, come vedete, totalmente diversa rispetto a quella, per esempio, di Manzoni, che a proposito, che so, di Ermengarda ci aveva detto che c'era la provvida sventura, come dire, sì, stai soffrendo, sì, c'è la morte, sì, tuo marito è... Però dopo, ma la prospettiva del dopo in Leopardi non c'è, è una prospettiva meccanicistica e quindi non c'è la consolazione della fede. Quando sovvien mi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato e tornami a doler di mia sventura. E quindi provo dolore per la mia sventura, che è quasi la sventura di essere nati. Eh? Oh natura, natura, attenti a questa apostrofe, che questa volta è alla natura. Terzo personaggio. Abbiamo visto il primo personaggio è Silvia, il secondo è il poeta stesso, il terzo personaggio è la natura. Oh natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti a loro? È un'accusa che lui fa alla natura. Tu natura mi hai fatto una promessa e poi questa promessa non l'hai voluta mantenere. Pensate a quei fiori. No? Il maggio odoroso, ai fiori su quegli alberi da frutto. Tu mi hai promesso i frutti, poi però è arrivata la gelata, ha fatto cadere tutti quei fiori e l'albero non ha prodotto nessun frutto. Fuori di metafora, adesso ci dirà cosa succede alla nostra Silvia. Perché di tanto inganni i figli tuoi? Vedete, la natura ha ingannato i suoi figli, promettendo delle cose che non ha saputo mantenere. Ad un ragazzo, promette un futuro bellissimo, una vita matrimoniale. Pensiamo Silvia, rappresentata come una ragazza popolare, avrà avuto sicuramente desideri di partecipare a delle feste, poi di incontrare un ragazzo, di innamorarsi, di fare una vita, di avere dei figli, tutto quello che voleva desiderare. E invece la natura prima le ha promesso tutte queste cose, mettendola in vita. E poi no, e poi gliele ha tolte. E infatti dice, verso 40, tu, pria che le erbe inaridisse il verno, quindi tu o natura, prima che l'inverno facesse seccare l'erba, da chiuso morbo combattuta e vinta, scusate, ho detto tu natura, no, è tu Silvia, perivi o tenerella. Cioè tu sei morta prima che arrivasse l'inverno. Per cui era maggio, il maggio odoroso, il maggio dei fiori, le promesse, e prima di arrivare al tempo della raccolta, quindi di poter effettivamente concretizzare tutti questi sogni, diciamo, che aveva questa ragazza, la ragazza si ammala e muore. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi. Non hai cioè provato le gioie di essere lodata da un ragazzo innamorato di te. Quindi non hai provato l'esperienza di un ragazzo che ti fa i complimenti per i tuoi capelli neri, per il tuo sguardo innamorato. Né teco le compagne ai dì festivi ragionavano d'amore. Non hai fatto esperienza di parlare d'amore con le tue amiche durante una festa. E questo è quello che accade a Silvia. Ora ritorna a quello che accade a lui. Vedete che c'è un rimbalzo tra Silvia e il poeta. Anche per io fra poco la speranza mia dolce. Anche per me, dice Leopardi, moriva la speranza. Agli anni miei anche negaro i fati, la giovanezza. Cioè io ho dovuto rinunciare pure alla giovinezza. Così come Silvia vi ha rinunciato per via della malattia e della morte, anche Leopardi, pur essendo vivo, ha dovuto rinunciare alla sua giovinezza.
Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme. Vedete, la speranza è passata, non ha più nemmeno la speranza. Vi ricordo quello che aveva detto Foscolo nel Carme dei Sepolcri. Anche la speme, ultima dea, fugge ai sepolcri. Di fronte a una tomba, la speranza, seppure per ultima dopo tutte le altre dee, se ne va. Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, le opere, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte delle umane genti? Allora si chiede il nostro Leopardi, qual è il senso di questa vita della quale ragionammo insieme? Ragionammo insieme, come dire, tanti studi, tanta filosofia, tanta religione per trovare un senso, tanta spiritualità per trovare un senso a questa vita, e invece poi all'apparire dell'arido vero si rivela tutto illusorio. Questa è la sorte delle umane genti, vedete, all'apparir del vero, verso 60, questo è importante perché è il famoso arido vero, cioè la verità nuda e cruda. Tu misera, quindi tu speranza, cadesti, e con la mano la fredda morte è una tomba ignuda mostravi di lontano. L'immagine è l'immagine della dea della speranza che indica col dito una tomba vuota, quasi a dire guarda che quella è la tomba dove tu stesso sarai posto dopo la morte. E quindi la speranza stessa non può fare molto, perché la prospettiva è quella della morte. Quindi, per riassumere questo testo, ragazzi, se noi lo leggiamo con animo assolutamente privo di condizionamenti, come capite, di tutto parla tranne che d'amore, Non è affatto una dedica che Leopardi fa a una ragazza della quale si è innamorato. L'argomento è la morte, è la natura, è il senso della vita. E quindi è una domanda che riecheggia. Qual è il senso della vita? E quali sono le illusioni, no? Le illusioni che la natura ci dà, che ci illude di darci un avvenire grandioso e poi invece ci toglie. Quindi riflettiamo su tutte queste cose, anche sull'idea meccanicistica, perché l'idea di natura che c'è qui è una natura che agisce non perché è malvagia o perché è buona, non è né buona né malvagia, è come un meccanismo cieco. Le cose accadono e non hanno un senso, non hanno un significato. Ed è questo l'arido vero, secondo Leopardi, che gli fa cambiare la prospettiva delle cose ed elimina la dinamica della speranza.